scrive il proprio nome sulla prima edizione del Gran Premio San Colombano Certenoli, Eva Lechner. La regina Eva Lechner, ma onori e meriti alla maglia tricolore. Alice Maria Zuffi è seconda. Grande prestazione, terzo posto Rebecca Garibaldi. Eva Lechner, come a Jesolo, torna in Italia e ottiene una bella vittoria in una gara solitaria, anche se Silvia è stata un po' sfortunata oggi. Sì, mi dispiace tanto per Silvia perché stava bene anche lei e potevamo fare la gara assieme. E mi dispiace per lei che è già successo adesso la seconda volta in consecutiva e per quello sì, purtroppo è andata così, però poi dopo quando lei si è staccata ho cercato di andare avanti col mio ritmo e di arrivare in solitaria e comunque sono riuscita e mi sono divertita e sono contenta di portare a casa una vittoria. Noi ci stiamo divertendo a guardarvi correre in Belgio, in Olanda, nelle prove di Coppa del Mondo. La tua condizione è sempre impressionante. Ci provo a dare sempre il meglio e cioè, ci alleniamo anche per questo e no, sono contento che comunque riesco a fare anche dei risultati. Mercoledì ci fai Doderzo, però perdonami, la mia attenzione va già a Vermiglio. Penso che sia un'emozione correre su quel tracciato in quella maniera lì, con quello scenario lì. Cosa ti aspetti? Sono molto curiosa anch'io, ho visto un po' delle immagini, un po' delle video e sicuramente sarà una cosa molto speciale, molto diversa del solito, e perché penso che il percorso sarà proprio preparato sulla neve come una pista di sci di fondo e per quello sarà secondo me una cosa nuova per tutti. E poi in più abbiamo visto che ci sono le temperature molto molto basse e è previsto anche neve per la fine settimana, per quello penso che sarà un bel spettacolo. Tatticamente, tecnicamente, a livello di materiali, come si prepara un appuntamento così strano? Nessuno lo sa benissimo cosa va bene su un tracciato così, cioè bisogna vedere un po' adesso come fare, però quello è più una cosa che guardano il nostro tecnico, il direttore sportivo Luca Bramati, assieme ai meccanici, cosa sarà il materiale giusto per noi.